Nel 2023 ci sono stati 234 sinistri con biciclette coinvolte e 248, mi sembra, lesioni da ciclisti. No? E abbiamo avuto ben 8 decessi sui 56 totali che ci sono state nelle strade della Marca. Dati che parlano chiaro e che rendono l'incontro sulla sicurezza stradale e la mobilità sostenibile organizzato da FIAB con associazioni e istituzioni attuale e urgente. I dati ci dicono che il 74% degli incidenti avviene in ambito urbano e quindi è essenziale per ridurre i costi sociali degli incidenti agire appunto sul contesto urbano. Primo fattore degli incidenti, la velocità. Per questo FIAB ha presentato il Vademecum Città 30. Con i 30 all'ora in centro cittadino, studi alla mano, la mortalità degli incidenti si riduce drasticamente. Incentivare il trasporto pubblico locale, aumentando l'offerta, il servizio e migliorando la sicurezza dell'utilizzo degli spazi comuni da parte degli utenti. Incentivare il trasporto pubblico e migliorare la viabilità e la sicurezza delle strade, non solo nei centri cittadini dunque. Strade sicure per tutti, questo il tema cardine della conferenza, un incontro per informare sulle buone pratiche in tema di sicurezza stradale e i rischi in cui si può incorrere quando si è alla guida di un mezzo. Educare quindi alla responsabilità. E proprio in ambito di educazione stradale la provincia di Treviso con il tavolo sulla sicurezza si sta impegnando anche con i più piccoli. E abbiamo reso disponibile il parco Sant'Artemio per fare attività di formazione per i più piccoli, sia teorica che pratica. In sostanza il Parco di Sant'Artemio è un percorso urbano, ma che però è protetto, è chiuso e quindi è ancora in maggiore sicurezza.